ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo partiti con questa nuova avventura su MotoGP 18, il nuovo MotoGP rifatto da zero per Unreal Engine 4 su PS4, nuovo titolo della casa italiana di Milano, Milestone. Vediamo se il loro lavoro sarà valso i miei soldi. Va bene, lo so. È la prima volta che accendo il gioco, quindi dopo l'aggiornamento del Day One sto provando insieme a voi per la prima volta il gioco. Ok, tasto Options. Cioè, mi hanno messo proprio Jorge Lorenzo in copertina, scusate. Mortacci. Vabbè, adesso sta facendo la sincronizzazione, suppongo, con i trofei. Griglia di partenza. Vivi appieno l'esperienza di gara del MotoGP partendo dalla griglia insieme ad altri piloti accompagnati dai membri team e dalle ombrelline. Podio, il momento tanto atteso dove i piloti MotoGP che hanno raggiunto il podio vengono premiati di fronte ai tifosi in festa. La MotoGP sotto una nuova luce grazie alle tecnologie di Unreal Engine, il laser scan e la fotogrammetria verrà attenuato il confine tra gioco e realtà, con piste e piloti che non sono mai stati riprodotti così fedelmente. Beh, speriamo bene. Partenza ancora più emozionante, rilascia la frizione con il giusto tempismo per bruciare gli avversari dall'inizio, dando vita alle sequenze di inizio gara più dinamiche della serie. MotoGP ID, il tuo biglietto da visita, creato con un misto di statistiche, preferenze personali e traguardi raggiunti. Confrontalo con quello di tutti i giocatori del mondo. Una nuova carriera, la carriera esalta l'esperienza del pilota MotoGP, rispetta le aspettative del team, guadagna il posto di prima guida e scala le categorie fino a sfidare i migliori piloti al mondo. Sviluppo della moto, la vita del pilota MotoGP non è solo pista ma anche preparazione e strategia. Ottieni il massimo dalla tua moto sviluppando nella direzione che è più serata al tuo stile di guida. Quindi ragazzi, ce ne abbiamo di roba da fare. Sì dai, giochiamo il tutorial, già che ci siamo. Diciamo che già la schermata iniziale è fatta un po' meglio. Novità. Ah no, questo è quello che avevamo già visto. Tutorial Pro. No, un momento. Allora, facciamo prima i tutorial, quelli base. Livello base, va bene. Non ho idea, ragazzi, di quello che andremo a fare, quindi meglio procedere per gradi. Siamo a Brno. Sta caricando. Con che moto andiamo? Non ce l'ha mica detto. Dai, dai, sti caricamenti. Ecco, dal punto di vista dei caricamenti non hanno migliorato. Già questa conformazione non mi piace. Aspetta, aspetta, momento. Controller, allora acceleratore, non me lo fa modificare, perché? Raga, non me lo fa modificare. Non ce lo fa modificare, purtroppo. Mazza come sono pesanti le moto. Dai, così. Beh, questo però è effettivamente base, cioè. Vabbè raga, il tutorial a questo punto lo saltiamo, cioè perché effettivamente io non sto imparando niente da questa cosa. È meglio imparare direttamente in pista, va. E soprattutto è meglio cambiare le impostazioni, perché sui tasti proprio. No, indietro. Oh, benissimo, benissimo. Allora, opzioni. Controller, vabbè, me lo setto e poi torniamo in linea.
Ok ragazzi, brutte notizie per me, non si può mettere l'acceleratore e il freno sulla levetta analogica. Vabbè, allora, MotoGPD che roba è? Ah, ok, va bene. Allora, innanzitutto dobbiamo iniziare la nostra carriera, nuova carriera, sperando ragazzi che mettano subito il fatto di poter cambiare i tasti, perché sti tasti mi danno proprio al cazzo. Giovani piloti di tutto il mondo sanno che il modo migliore per entrare nel mondo dei Gran Premi motociclistici è partecipare alla Red Bull MotoGP Rookies Cup. Durante la sua storia ha portato alle stelle diversi piloti che poi sono diventate campioni del mondo. Facendo tappa su tutti i migliori tracciati d'Europa, i piloti partecipanti alla coppa hanno occasione di correre su una vera moto da Gran Premio, una KTM RC 250R, vabbè, bla bla bla. Vabbè. Allora, dobbiamo scegliere un volto. No, no. Questo mi assomiglia abbastanza, ma non ho i capelli rossi, va bene così. Sono tutti strabici o... Sì, sono tutti strabici, mi sa, eh. No, allora, io direi di buttarci su questo qui. Dai, direi proprio di sì. Allora, creiamolo. Eccoci qua. Allora, ci ha zombato l'ultima lettera del cognome, ma a quanto pare i cognomi devono essere cortissimi. Non so come hanno fatto con Espargarò, ma va bene così. Proseguiamo, ragazzi. Andiamo avanti. Ok, lunghezza di gara mettiamo il 25%. Sessione di gara, weekend completo, difficoltà. No, raga, cioè, stiamo scherzando. Voglio dire. Daniele Moto, realistici, consumo gomme attivo, partenza manuale attivo. Ok. Regolamento ufficiale. No, no, pro che aiuto fuori pista col cazzo, incarena automatico. No, traiettoria ideale. No, trasmissione manuale, rewind. L'attiviamo. La reputazione rappresenta a grandi linee quanto popolare il tuo pilota tra i tifosi. Guadagna reputazione per ottenere offerte dai team più prestigiosi e scalare le categorie. In alcuni punti della stagione si entra nella finestra di mercato. Durante questa fase potrai ricevere offerte dai team di tutte le categorie. Vabbè, i vecchi MotoGP, insomma. Però, raga, che nervi che non si può mettere il... Che è successo alla ruota posteriore? Che nervi che non si può mettere il... acceleratore e freno sulla levetta analogica destra, porca vacca. Va bene. Queste sono le info. Notizie, calendario, la mia carriera, personalizzazione pilota. Voglio... Allora, patente no, è questo. Stile di guida. Allora, bilanciato, gomiti a terra. Spalle fuori, corpo fuori, vecchia scuola. No, io direi... Spalle fuori. Casco. Allora, abbiamo libera scelta, non abbiamo dei caschi bloccati. Allora, io voglio vedere se ci sono i Nolan, perché ragazzi, da poco mi sono comprato un casco Nolan. Un N87, se c'è, che tra l'altro è abbastanza simile a questo, però no, c'è l'X80, è il modello diciamo più avanzato dell'N87. Vediamo andando avanti. No, 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 raga, mi prendo il Nolan perché il Nolan è diventato il mio casco. Però questo qua è carino, dai. Non lo so, non lo so. C'ha il fluo il mio, però non così tanto. No, questo... questo è carino. Dai, prendiamo questo qui. Ok,
Ok, guanti no, Alpine Stars no. Dainese, che marchio abbiamo? Speedy, direi proprio di andare su Dainese. Anche Ixon, però Ixon sono pochini. Full metal, cover. E poi andiamo sugli Alpine Stars. No, andiamo sul full metal rosso. Rosso che deve fare male agli occhi. Però questi sono più carini. Ok. Stivali, a che cosa abbiamo? Dainese, Sidi. Ok. Allora ci buttiamo sempre su dei Dainese. Questi. No, un momento, c'è qualche giallo più chiaro? Oppure ci andiamo sul verde? No, il verde è proprio. No, non c'è un giallo. No, questi. Questi qua, vanno bene. Ok, finito. Ora possiamo scendere finalmente in pista. E allora, prossimo weekend. Opzioni di gara. Allora, queste le avevamo già messe. Momento. Allora, estrema, variabile, realistici, attivo. Aiuti di guida. Ok, l'avevamo già messo. Scusate, ho sbagliato. Ah, bello che ci fa vedere il nostro pilota piegato. Bello, bello, bello. Allora, questo lo passo avanti perché so che mi bloccheranno l'episodio per i diritti. Non so, raga, io per il momento vi farei vedere le prove libere, poi il prossimo episodio facciamo la gara. Quindi cerchiamo di fare un buon assetto che ci consenta di stare davanti. Moto, queste sono tutte uguali, quindi bene così. Ah, queste sono le news? Ok, solo per la MotoGP, News GP. Vabbè, no. Non c'è niente che riguarda la nostra categoria. Allora, ricordiamoci che per aumentare la marcia c'ho il quadrato, per diminuirla c'ho la X. Mannaggia, che tasti di merda. Che sei bloccato? Circuito di Jerez de la Frontera per l'apertura del Ci tradizionale siamo, weekend raga. del Gran Piove. Premio di Spagna. L'atmosfera in pit lane è già caldissima, il primo turno di libere sta per cominciare e i meccanici stanno dando gli ultimi ritocchi alle moto prima che i piloti scendano in pista. La quantità di pioggia che sta scendendo è davvero notevole e le condizioni dell'asfalto costringeranno tutti ad affrontare questa sessione con gomme Rain. Beh, la intro è quello che è, quella che c'è sempre. Oh, entriamo nel nostro box per la prima volta. Io sono più alto di così però, vi avviso. Sono quasi 1,80 m, quello sarà alto 1,70 m. Va bene, abbiamo 40 minuti di FP1. Non lo so, raga, io farei uno shakedown prima, con partenza dai box. Hanno già acceso la moto. Ah, così ci butta in pista così. Già è stanco il nostro pilota. Ok, ci dà il pilota automatico fino a quando effettivamente non esce dai box. Bellissimo il fatto che si giri. Io però sti aiuti ho detto che non li voglio. Come si fa? Non lo so, raga. Vabbè, ci riteniamo per il momento. Bene così. Attenzione, vedo un bug a livello grafico. Il pilota non tiene le mani sul
manubrio. Attenzione. Grande staccata, raga. Certo, se avessi i miei tasti sarebbe ancora meglio. Nel frattempo Jorge Martinez fa il tempo migliore. Oh, subito, steso, attenzione. Oh la madonna, raga, ma cioè volano le moto letteralmente. Sembra che la fisica dei cordoli l'abbiano migliorata parecchio. Bene, bene, dai. Primo giro lanciato. Scusi, Max Cook. Sembra Hankook in un certo senso. Forse è meglio non frenare col freno posteriore. Dai, 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 ci stiamo. Dai così, dai. Forse è meglio se lo lasciamo passare, così ci dà un riferimento. Oh, 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 attenzione, mamma mia, lunghissimo. Giro non valido, sì, vabbè, lo sapevo. Dai che iniziò un po' a prenderci la mano. Piega pochissimo con la pioggia però, eh. Ah, cacchio, sono uscito da schifo, raga. È difficilissimo, difficilissimo rispetto agli altri. Vabbè, sarà anche per i tasti. Sarà anche per i tasti, però è difficilissimo. Bisogna stare attento a mille cose. Mettiamo un po' meno di engine brake. Cazzo, sono steso. Perché ragazzi? Perché mi stendo? Perché penso di poterla fare più velocemente. Dalle raga. Più velocemente la curva. E poi mi trovo la curva che arriva già senza che possa far niente. Tutto di traverso. Non gira, non gira. Buttati all'interno. Ma è così. Facciamo un giro, poi ragazzi l'episodio lo rimandiamo. Voglio fare una prova. Che staccata qui.
Volevo fare la prova a guidare da dentro, vediamo se è fattibile. Sapete che non è affatto male. Però, raga, non si capisce una sega, veramente. Aio. Sì, veramente non si capisce una sega da dentro. Forse il freno posteriore è poco modulabile, ecco, se vogliamo trovare un difetto. Dai, facciamo quest'ultimo tentativo, poi basta. La Carrasco fa il giro più veloce. Ma la Carrasco ora corre nel Superbike. Non corre più in MotoGP. Mamma mia, più 1 e 244. Siamo un po' lenti. E tutto sta a prenderci la mano. Giriamo di controsterzo. La Cerezza è stata sempre una pista ostica per me, non mi è mai piaciuta. Queste freccette a terra, più che aiutarmi, mi distraggono. Eccola, lo sapevo. Ok, da qua. Raga, la prendiamo troppo veloce. Giro non valido di nuovo. Mannaggia. Siamo un po' in crisi, come inizio, forse la difficoltà... niente, ci siamo stesi di nuovo. Mannaggia. Va bene ragazzi, allora noi ci lasciamo qui per il momento. Ci vediamo nel prossimo episodio e speriamo che nel frattempo abbiano fatto un aggiornamentino per cambiare i tasti, perché non mi trovo davvero. Un bacione ragazzi e sulla pioggia di Jerez vi saluto, un bacione, ciao a tutti.